demolizione non prevista per un capitello votivo a Casa di Mario dedicato a San Gaetano Thiene e che sorge nell'area del Monteggio. Nonostante qualcuno avesse subito collegato il crollo improvviso del tabernacolo a un atto vandalico, sarebbe l'ennesimo e stato subito accertato l'origine accidentale. A urtarlo è stato giovedì mattina un mezzo di un operatore forestale impegnato in lavori di riqualificazione dell'area verde maladense. Ci vorrà un po' di tempo per tornare a rivedere tutto l'intero piccolo monumento di fede eretto più di 25 anni fa grazie all'impegno di un gruppo di volontari del paese, ma tornerà al suo posto. La ditta esecutrice dei lavori ha infatti già assicurato al comune che provvederà quanto prima a ripristinare il capitello abbattuto inavvertitamente, rassicurare i cittadini che in prima persona si sono imbattuti nella costruzione in parte ridotta in macerie è stato il sindaco Moreno Marsetti attraverso un messaggio sui social. Sono ad informare che un operatore forestale durante una manovra nel cantiere del Monteggio ha demolito il capitello. È stato aperto il sinistro e sarà ricostruito nel più breve tempo possibile. Voglio rassicurarvi sul fatto che non è frutto di un atto vandalico. Passate parola.